Ciao a tutti. Benvenuti in un nuovo video. Allora, non è che mancano dei pezzettini, però ho già preparato i washi tape perché volevo fare una settimana abbastanza veloce, anche perché comunque molte di voi mi hanno scritto che hanno i washi tape, stickers e non disegnano. Quindi, siccome che anch'io ho tantissimi adesivi che da quando ho iniziato ad aprire il canale non ho più utilizzato, ne ho approfittato del fatto che non sto bene, quindi stamattina voi avrete già visto il vlog che sono andata dalla guardia medica, quindi dopo un po' ho iniziato a tossire come se non ci fosse un domani, per chi ha visto la live lo sa. Avevo deciso di fare una settimana utilizzando comunque gli adesivi in modo che fosse più veloce. Oddio, velocissimo non è stato perché ho ritagliato l'uovo e tutto, però faremo una settimana a tema Gudetama. Per chi non lo conosce, Gudetama è un personaggio della Sanrio. Quindi questi sono gli adesivi della Sanrio ed è un uovo che praticamente aspetta sempre la sua morte, quindi vedete sempre queste facce buffe legate nella pancetta e tutto perché aspetta di essere mangiato, quindi me ne sono un po' innamorata. Erano degli adesivi che mi erano piaciuti tantissimo, ma li ho presi un anno fa. Io ho 4 set diversi, credo che siano tutti quelli che c'erano ai tempi, sempre con questo vetto qua. Sì, perché erano da tanto tempo che li avevi visti qua. Sì, perché io all'inizio comunque decoravo molto stickers, washi tape, dopo ho iniziato con i timbri e dei timbri un po' tutto si è evoluto, quindi sì. Gli stickers non li ho proprio utilizzati. Si è evoluta. E l'unica cosa che vi premetto è che purtroppo io mi trovo nella settimana di San Valentino, io, lo sapete che io registro molto prima le decorazioni perché lavorando non potrei mai registrare contemporaneamente alla settimana. Quindi io sto registrando questa settimana, ma sì, io sono a fine gennaio, cioè noi siamo a fine gennaio. Quindi io non riuscivo a farla oggi, la settimana di San Valentino, perché avevo in mente di fare una cosa un po' particolare. E quindi ho deciso che questa settimana con Gudetama diventerà la settimana carnevale. Quindi dato che mi era stato chiesto e avevo detto che a tema di carnevale, quindi un po' gioioso, non avevo nulla, ho deciso di lasciare Gudetama perché mi fa morire da ridere. Per quanto riguarda San Valentino, tanto comunque voi le mie settimane lo sapete, le vedete sempre la settimana prima, quindi in fin dei conti forse va bene così, cambia solo che avrete il giorno sfalsato. Nella settimana di San Valentino vedrete la decorazione di San Valentino, fare in modo magari di caricarla il lunedì direttamente, che così riuscite a vedere come avevo in mente di decorare il giorno di San Valentino, dato che ho tantissimi timbri a tema. Però non riuscivo proprio oggi perché dopo un po' inizio a tossire troppo, quindi non mi sembrava il caso. Allora, ho messo già i washi tape e i washi tape sono questi due modelli qua, anche se forse li vedete meglio qua alla fine. Quindi c'è questo col mangiare, perché comunque Gudetama, appunto essendo un personaggio giapponese, dici che è divertente, punto di vista, povero uovo. Ma sì, dai, è un cartone. Sì, va bene. È una cosa vera, divertente. Gudetama, appunto essendo giapponese, lo si vede nella ciotola anche del ramen, quindi mi sembrava carino. Volendo avevo anche i washi tape sushi, però erano un po' troppo fuori, invece qua ci sono vari tipi di piatti, ci stavano bene. E poi ho deciso di mettere questi barattoli da cucina, quindi i due washi tape sono per l'esattezza questi qua, così ne approfitto. E ve lo dico già, faremo la settimana e il segnapagina direttamente, perché comunque ho scelto di fare un segnapagina semplice, perché comunque o mi stampavo Gudetama dal computer, perché gli adesivi sono piccolini, quindi sul segnapagina io l'ho fatto di questa grandezza, quindi ho semplicemente preso lo stesso uovo che ho trovato un disegno di Gudetama, l'ho preso da Google, questa era la grandezza originale, io l'ho allungato e l'ho fatto fronte retro. Gli adesivi non ci stavano bene, quindi ho deciso di fare la settimana e il segnapagine insieme, anche perché comunque vedrete un'altra decorazione, perché voglio fare un lavoretto, devo fare un regalo e ve lo mostro, quindi ne approfittiamo. Quindi iniziamo senza perdere altro tempo, come al solito, come faccio io. Attacchiamo le nostre uova, e il motivo per cui ve l'ho mostrata già con sui washi tape era perché comunque non vi interrompevo il video e di fatto volevo che i washi tape stessero sotto, perché sennò mi andavano a rovinare quello che era tutte le uova, insomma. Quindi ho deciso di fare così, in modo che comunque i washi tape ci siano, perché una settimana senza washi tape per me non ha senso proprio, ma sono talmente abituata ad usarli. Non riesci più a vivere, insomma. Sì, ecco.
anche se ho comprato quando ero andata in fiera una sorta di washi tape timbri e devo dire che li dovrò utilizzare, però quelli ho già pensato, sono veramente molto carini e servono appunto per fare le grechine. E quindi quelli possono essere usati per sostituire il washi. Però ah, scusate per i fans di Yuki, oggi è arrabbiata perché nel blog avete visto le due bavose, quindi lei si è arrabbiata, fa sciopero oggi, quindi ecco. Sì, perché altrimenti non potevo andare dalla guardia medica da sola, è un dottore. Yuki non ci stava in borsa, lei ha visto che sono scappate le altre, ora si è arrabbiata, basta. Sì, ho portato con me le bavose. Aveva fatto sciopero, oggi niente Yuki. Cosa volete, sono cose che succedono. Quando hai figli. Sì, cosa ci portano in psichiatria direttamente. Anche perché la dottoressa, mentre che tiravo fuori le cose, ha visto che c'era dentro la roba nella mia borsa. E cosa ti ha detto? Niente. Niente. Ha detto questa qua. E mi ha detto, ops, questa è matta, c'è tutto in borsa. No, anche perché usciva anche la tartaruga. Quindi, che immaginatevi, forse ve l'ho già fatta, no, ve l'ho fatta vedere in un video il mio portachiavi tartaruga, che l'ho presa a Sea Life, quindi immaginatevi la... Allora, adesso ve lo preparo, preparatevi, perché questi sono bellissimi come adesivi, ma sono una cosa micidiale da togliere. Quindi ci vorrà un mese come al solito, perché quando ho dato quelli di Sumikogurashi... Quindi mancano gli intervalli di Yuki adesso. Sì, è vero che lei faceva gli stacchetti. Yuki, ritorna! Poverina, è arrabbiata. E beh, insomma, come faccio ad andare in giro con una rena in borsa? Sarebbe un po'... vedono fuori i corni, c'era un po' bre... Cosa gli dico alla gente? Ce la farò prima o poi, Ah, se ve li metto e dopo ve li faccio vedere un attimino, perché sono... Sono belli, ma sono tutti sagomati e sono lunghissimi da togliere. Fino a che non ci trovi il metodo. Aspettate, forse ce l'ho fatta. Sì, ecco. Non preoccupatevi, poi non ha senso, volevo farlo senza interruzione. Ok, ci siamo. Perché vedete, ha proprio la pellicola della misura giusta, quindi se voi non riuscite a trovare un modo per toglierlo, allora secondo me questo rimbalza in questo modo e lo mettiamo qua che rimbalza. Ecco qua, ci vorrà una vita a metterli. Vediamo se trovo la tecnica. So che l'avevo trovata per quelli di Sumiko, però è da una vita che non li uso più. Sinceramente non mi ricordo. Sì, è bello, anche così uno fa, ritaglia, fa la sua settimana, non occorre disegnare, fare... Sì, infatti anche perché gli adesivi io non li ho più usati, perché comunque dopo... È carina anche così. No? Ho iniziato ad avere comunque la passione di... Disegnare. Ma le persone prendono paura di perché disegni così bene, quindi magari non... Quindi si possono tranquillamente fare anche con adesivi, con ma anche con immagini che trovate su Google, cioè trovate delle immagini semplici tipo Gudetama, da solo mi dispiaceva metterlo, quindi ho pensato bene che era più carino metterlo sull'uovo, solo che lui oppone resistenza, perché è proprio un uovo maligno. Pensate ragazzi, li preparo un po' staccati e dopo andiamo avanti così. Ok, abbiamo preparato, staccato tutti gli adesivi. Io ho dato una mano anch'io, sennò non finiva più. Sì, se no impazzivamo. Quindi iniziamo e li mettiamo dove più ci pare piace. Quindi, Gudetama. Che legge? Sì, è un nuovo erudito, scusami. Giusto. Guardate, qui lo metto qua. Che viene preso con le bacchettine, contro la sua volontà. Ma dai, è simpatico. Guardate questo qui. Che sembra che abbia la maschera. Fai il matto anch'io a inquadrarti. Cosa? Cos'è la mascherina? Cos'è quella? Sì, tipo quella da giocatore da hockey. No, questo è quello di coso. Il senza volto. Ma non lo so, perché alla fine con lo studio Ghibli la Saria non è che c'entra tanto. Ah, credevo che fosse quella senza volto. Anche all'inizio, però secondo me non c'entra. Questo lo mettiamo qui nelle note, l'uovo, giustamente, quando Gudetama viene aperto. Forse ne ho aperti un po' troppi. Oddio, abbiamo un'invasione di uova. Ecco, queste le portiamo ai miei. Forse è una cosa giusta. Gli potrebbero servire.
Vediamo un po'. Mi aperti troppo. Ma freddo quello che aveva la sciarpa. Eh sì, ma povero uovo, insomma, è un uovo freddoloso. Qui sempre con la sua depressione cronica. Eh sì, poverino. Guarda questo che scende dall'albume. E ha la sua simpatia questo falfrignone. Vediamo, devo trovare anche il modo per dopo poter scrivere giustamente, perché adesso ormai li abbiamo staccati, quindi è improbabile. Solo che mi sa che li avevo preparati perché li volevo mettere anche nel segnapagina, però dopo ho visto che non ci stava bene e quindi ho lasciato perdere. Qua sulle note mi posso sbizzarrire perché non le uso. Quindi avremo Gudetamagugu. Questo è in depressione totale, lo mettiamo lì in mezzo. Guardate, questo poverino fa il bagnetto. Vediamo dove posso metterlo che fa il bagnetto, qua così. Sì, qua così può starci. Ok. Poi. Questa è la prima volta che vedo Gudetama ridere. Quindi lo mettiamo in un giorno felicissimo. Il venerdì. Poi, cosa? Il venerdì è un giorno bellissimo per tutti. Guardate che si è distrutto, sta piangendo. Lo mettiamo nel centro, nel twirl. E l'ultimo adesivo qua è un Gudetama pensieroso. Lo mettiamo il giovedì. Il giovedì abbiamo il Ogni cosa è puramente casuale. Il giovedì abbiamo un Gudetama pensieroso. Ok, io li ho staccati tutti. Questa è la mia idea della settimana. Io la trovo divertente. Comunque è un modo anche per utilizzare gli adesivi, per utilizzare i washi tape. Perché logicamente washi tape a tema di mangiare, bisogna per forza usarli con qualcosa che vada a tema. E Gudetama mi sembrava carino. È da tantissimo tempo che non decoravo così. Quindi abbiamo fatto una settimana divertente. Allora, adesso iniziamo col segnapagina. Non vi faccio due video perché alla fine mi sembrava assurdo. Faccio proprio una cosa abbastanza semplice, abbastanza perché l'ho stupidata. Però io ho bisogno del mio segnapagina, scusate, ritorno. Però mi servono dei fogli di carta. Allora, come vi avevo detto prima, io ho preparato già l'uovo, è lo stesso che ho utilizzato per Gudetama, l'ho solo modificato. Ho già fatto i buchi e anche quello per il charm, però ho deciso che così, anche per i miei gusti, è troppo semplice. Perché siccome che non sono una persona normale, io devo complicarmi la vita sempre, ok? Quindi andiamo a metterci un po' di glitter, intanto per dargli un po' di luce. Non si può avere la settimana senza glitter. Quindi vado semplicemente a spennellare sopra la Vinavil, come ho fatto in un segnapagina che ho già fatto, che... Sì, è un lavoretto semplice anche questo. Italia proprio italiano perfetto. Ma sì. Ecco, cercate magari di spennellarlo un po' perché sennò dopo impiega tanto ad asciugare. Io ho sempre il vizio di abbondare perché ho paura che non basti, quindi solo che dopo ci va una vita. E evitiamo, sono di solo qui due giorni ad aspettare che asciughi. Giusto quello. Io prendo questo, che sono quelli che mi hanno regalato le mie sorelle, l'arancione, e andiamo abbondantemente a mettere, tanto comunque dopo il cameraman lo recupera. Grazie. Prego. Allora mettiamo il tappo, perché se faccio uno un pastrocchio di quelli tipo epici, ok, lo facciamo aderire bene bene in modo che comunque aderisca bene e togliamo il più. Guardate, è un uovo carinissimo. Ok, allora questo lo metto un attimo da parte, dopo tanto comunque devo fare tutto il davanti, poi dopo glielo facciamo recuperare il signor cameraman. Adesso andiamo avanti con la nostra colla vinilica, sembra di essere Giovanni Mucciaccio, cioè ho dei pezzettini attaccati alle dita che non vanno via, ma ok, non me lo toglierò mai. Quindi voi capite perché io uso questi vestiti, cioè guardate cosa ho fatto settimana scorsa con la colla, la colla citrinica. Ma che si secca, vai avanti, sì, non si secca. Sì, sì, parlo. Dici che se ne sono accorti che parlo? No. Beh, insomma, magari fosse passata inosservata la cosa, dai.
Dici che è impossibile? Non sei mai capita, eh? A me piace parlare. E devo trovare qualche vittima a sacrificare, ogni tanto ce n'è una diversa. Sì, per fortuna che hai un po' di contatti su WhatsApp. Immaginati se ti toccava soltanto a te sopportarmi. Pensi che delle volte racconto le cose a talmente tante persone che a te alcune cose mi dimentico di dirtele? Hai segreti con gli amanti? Sì. Sì, sei anche fortunato, perché magari mi sono dimenticato di raccontarti delle cose, quindi ti eviti anche di menare. Mi spiace per loro, però li posso compatire tanto. Ma perché? Poverini. Sono due o tre parole con me. Ok. In questo caso andiamo a mettere questo bianco, che dovrebbe essere un clear, secondo me. Controlliamolo. Ti basta, sì? Questi qua sono tanti. Va bene se abbondo? Abbonda. Basta che non si attacca con il resto del... No, non dovrebbe. Oh! Finito. Dopo lo dovrei raccogliere. Dici che è sfruttamento? Sì. Va bene, l'importante è che tu non l'hai ancora capito. Perché ti sei accorto di venire sfruttato? No, non si fa ad attaccare. Oh, che bello. Ma ci vuole seccare adesso? Sì, mi ci va un attimo, ma devo ripassare un attimino un punto qua, perché non ho preso che non ho messo la colla. Quindi non si attacca più le dita giustamente, se non metti la colla. Così di notte e fosforescente ti vedono. Dici? Ti attacco nelle spalle dell'uovo, così ti vedo. Dopo credo che sia un bersaglio comunque. Ok, io intanto faccio asciugare un attimino il primo lato e notate, sono tutta glitterata. Faccio asciugare questo lato e poi ripetiamo l'operazione anche sul retro. Ok, questa è la settimana inserita in agenda, quindi abbiamo... Qua è pieno di... Ecco, non dicevo perché. Allora, qua abbiamo la nostra prima parte della settimana, sempre con Gudetama. L'ovetto, qui ho deciso di applicarvi perlomeno un Gudetama per parte, sia di qua che di qua. Diciamo che ho dovuto plastificare prima che si asciugasse del tutto, ma... Io dovevo farlo per finire il video, avrei dovuto lasciarlo asciugare un po' di più, però non importa. E qua ne ho attaccato quello che stanno prendendo con la ciotolina, perché lo trovavo divertente. E qua abbiamo la seconda parte della settimana. Diciamo che è una settimana diversa dal solito, colorata, con tutti i materiali facilmente reperibili su Google e su Pinterest. Io spero che la settimana, quindi a tema di Gudetama, vi sia piaciuta. Io vi saluto, ciao a tutte e alla prossima. Ciao a tutti.